Bene. Che cosa vorrei raccontarvi in quanto tempo? 40 minuti. Comunicazione vibrazionale cellulare. C'è qualcosa che non torna tutte le volte che guardiamo, anche solo in vitro, che sono d'accordo, è un sistema altamente riduzionistico, ma qualcosa ce la racconta ancora. Le reazioni cellulari sono troppo veloci, se possiamo pensare di interpretarle soltanto attraverso una rete di segnali in cui una molecola, una proteina, deve nuotare nell'acqua cellulare per trovare un partner. Il famoso incastro chiave serratura. Questo non regge. Non regge ancora di più se guardiamo la reazione di un'intera persona. Sono troppo veloci rispetto a un modello di questo tipo. Poi abbiamo sentito che c'è un'acqua che ha un'entropia, un contenuto di calore molto più basso laddove parte alle superfici, non c'è praticamente acqua libera all'interno delle cellule, e l'altro errore fondamentale che si fa è quello di assimilare, quando noi parliamo di quantità di acqua a livello intracellulare, come se fosse una soluzione salina acquosa, perché nelle nostre cellule e ancora di più nelle cellule staminali abbiamo una altissima presenza di glicosaminoglicani, tra cui acido ialuronico. Quindi la struttura acquosa dell'acqua è uno stato disomogeneo di gel. Là dentro tutto viaggerebbe molto lentamente. Soprattutto non potremmo avere qualcosa di organizzato. Si va verso le omics, quindi genomics, proteomics, ci rendiamo conto che c'è quasi un aspetto di rete neurale che non potrebbe costituirsi in base a semplice diffusione di molecole dell'acqua. Quindi non potrebbero generarsi segnali come noi abbiamo finora descritto nei libri, in molti articoli e così via discorrendo. Per cui questa è la premessa per parlare di una comunicazione vibrazionale cellulare e per avviare il concetto che le nostre cellule dialogano, si percepiscono, interagiscono con il loro stesso mondo che non è separato dal mondo circostante, è più o meno la stessa cosa, anche attraverso segnali fisici. Qui ho riportato i dati della letteratura, non si vede molto bene, è un lavoro pubblicato nel 92 su PNAS, una rivista molto importante del Computer Lab and Blogger, che parla di una forma rudimentale di visione cellulare. Lui coltiva delle cellule su lati opposti di uno stesso vetrino e queste cellule al buio dell'incubatore si orientano, si riconoscono e si posizionano l'una verso l'altra con degli angoli ben precisi. Siamo nel buio dell'incubatore. Se però tra i due strati di cellule si interfaccia un film metallico di nickel cromo che assorbe luce da 400 a 900 nanometri, questo fenomeno si perde. Non è legato ad aver messo un certo spessore, perché lo stesso spessore, 10 angstrom, il lattice assorbe da 400 a circa 650-700 nanometri, assorbe vuol dire non fa passare luce. Lo spessore di lattice di uguale grandezza lascia il fenomeno del riconoscimento perfettamente intatto. Siamo nel buio dell'incubatore, non c'è luce. In un altro lavoro, si va dal 92 al 2005, sempre su questa rivista molto prestigiosa, che vede il contributo di molti premi Nobel a definire alcuni degli aspetti fondamentali della biologia cellulare, della replicazione, la struttura del ribosomi e quant'altro, lo stesso autore dimostra che addirittura questa sorta di radiazione elettromagnetica, qualche tale che la luce nel vicino infrarosso, è la base che consente alle cellule non solo di riconoscersi ma di migrare le une verso le altre aggregandosi. L'aggregazione è il primo passo per creare un tessuto, dell'embriogenesi e nella vita adulta per mantenerne l'identità. Siamo nel buio dell'incubatore, qui lo stesso autore però ci fa vedere un ostacolo illuminato, luce bianca e una sorgente di luce che pulsa, e qui vediamo che questo fibroblasto umano ruota attorno all'ostacolo, non va a sbattere per cercarlo, si muove con un movimento vettoriale ben preciso e si posiziona poi verso la sorgente luminosa che pulsa, e qui vedete la cellula stessa che pulsa in fase e si allunga verso la sorgente luminosa fino a toccarla. Non siamo più nel buio dell'incubatore, ma questo ci dice sicuramente qualcosa di importante. Le cellule pulsano, vivono di continuo, il loro interno è fatto da uno scheletro di microtubuli. Qui vedete, si può appena abbassare le luci,
se troppo livello, se no vado avanti lo stesso. Qui dovreste vedere i contorni della membrana plasmatica, perfetto così. Qui vedete il citoplasma, nucleo, microtubuli, e con una trama tessile, qui siamo nel nucleo più forte in gradimento. Bene, queste strutture non stanno ferme, vibrano e pulsano di continuo. Vedete, la membrana plasmatica è come un battito di ali di farfalla, e i microtubuli si muovono continuamente dal citoplasma al nucleo e viceversa. E all'interno del nucleo formano una trama vibrante, la cui densità anch'essa non è costante, ma va incontro a intensificazione e rarefazione. All'interno del nucleo notiamo non solo un movimento dei microtubuli, ma una sorta di danza che gli autori anglosassoni chiamano bucking. Bene, questo movimento non è legato al fatto che il microtubulo si muova lui esattamente, ma al fatto che le unità che lo costituiscono, sono molecole di tubulina, si aggreghino in un'estremità e vengono demolite all'altra. Quindi il movimento nasce da un allungamento del microtubulo all'estremità e da una sua demolizione all'altro. La convenzione parlava di estremità positiva laddove c'è l'accrescimento del microtubulo e di estremità negativa laddove c'era questa demolizione, questa depolimerizzazione. Oggi sappiamo che esistono anche un'estremità positiva e negativa elettrica, perché da dove il microtubulo si allunga abbiamo cluster di aminoacidi basici come lisina e arginina con un gruppo amino terminale con carica elettrica positiva, dove il microtubulo viene demolito abbiamo raggruppamenti aminocidici come aspartato e glutammato con un gruppo carbossilico terminale carica elettrica negativa. Quindi abbiamo anche quello che è un dipolo in movimento, cioè struttura fisica oscillante, quindi un campo elettromagnetico che viene generato all'interno della cellula. Questo campo viene dapprima descritto dal punto di vista teorico dal gruppo di Averka, e difatti si parla di qualcosa che esce su un giornale il cui titolo è emblematico, Journal of Theoretical Biology. Ma poi il gruppo di Arivan Bandyopadhyay, che è un ricercatore indiano che attualmente dirige uno dei centri più prestigiosi al mondo della nanotecnologia e della nanomedicina, che è il National Institute of Material Sciences a Tsukuba, cittadella della scienza a Tokyo, riesce a misurare la conduttività elettrica non solo della tubulina, dei mattoncini che formano il microtubulo, ma dell'intero microtubulo. Lo fa attraverso un microscopio a effetto tunnel. In questo caso il potenziale applicato alla punta di questo microscopio è come se giocasse con gli elettroni dello strato più esterno della materia di queste proteine, quasi strappandoli ma non completamente, lasciandoli ricadere in maniera pulsata, vibrante, nel loro strato basale. Questo si genera una corrente di tunnel che consente di vedere per la prima volta la struttura della conduttività del sistema, conduttività che è diversa, molto diversa, nei mattoni costitutivi, le perle, la tubulina, rispetto alla conduttività che troviamo nel microtubulo. Non vado oltre, ma il concetto di fondo è che questi microtubuli sono in vitro capaci di processare segnali elettrici complessi come quelli che potremmo generare un'aritmetica logic unit di un computer. Scrivi, leggi, cancella, scrivi di nuovo, write, read, erase, write again, trasformarli in segnali complessi. E per ogni ciclo di elaborazione di questo segnale la conduttività del microtubulo parte da un livello più alto, vuol dire che ha una memoria, e questo stato di memoria ha una latenza nei vari cicli di analisi che è prossima allo zero. Quindi siamo di fronte a una struttura che troviamo anche a livello degli archeobatteri, che ha più di 1 miliardo di anni di evoluzione, pure presente all'interno delle nostre cellule, ed è, ha una capacità di conduttività, di memoria della conduttività elettrica superiore ai computer finora realizzati dall'uomo. Quindi questo è un fatto sorprendente. Com'è sorprendente il fatto che lo stesso gruppo, vedete, pubblica su Nature Scientific Reports, che è una delle ultime nate della famiglia Nature, pubblica spesso risultati più eclatanti, una visualizzazione, come dire, online, in diretta, di quello che è la conduttività elettrica dei microtubuli di cellule, anche cellule umane, sottoposte a azione di un campo elettromagnetico.
Non vado molto nei dettagli, se avete domande specifiche sarò ben lieto di rispondere. Il concetto di fondo qui è che gli autori hanno costruito una sorta di cella artificiale che contiene anche dei canali ionici artificiali con la stessa conduttanza di un canale ionico del sodio, del potassio, del cloro, del calcio cellulare, sono in grado di esporre microtubuli in vitro a campi elettromagnetici di determinate frequenze e al momento della sospensione dell'applicazione del campo elettromagnetico vedono che sia la tubulina, cioè le molecole costitutive del microtubulo, sia il microtubulo stesso continuano a emettere un campo elettromagnetico risonante pari a quello che è stato appena interrotto e nello stesso tempo vibrano meccanicamente, vibrazione che è capace di indurre cambiamenti conformazionali significativi, vedremo dopo, ai fini delle dinamiche cellulari. Quindi per la prima volta siamo in grado di vedere vibrazioni risonanti elettriche di microtubuli in risposta a un campo magnetico che prima ricevono ma che poi loro stessi continuano ad emettere. Temperatura? Temperatura 37 gradi. Sì. Guardate qui tra un attimo, cortesia dell'autore, sembra di vedere le strutture che costituiscono un microtubulo, state vedendo la forma 3D della conduttività elettrica. Vedete come per ogni frequenza elettromagnetica, siamo nei megahertz, abbiamo dei fenomeni di risonanza della materia, fenomeni che si manifestano con una forma della conduttività elettrica. Non è solo più importante dire acqua e voltaggio, ma quale forma tridimensionale questo fenomeno assume. Quello di cui vorrei convincervi è che all'interno della cellula i microtubuli e non solo fanno parte di un sistema molto sofisticato di comunicazione bioelettronica che consente il riconoscimento delle molecole segnali anche se queste non si toccano tra di loro in tempi rapidissimi. Vedremo come questo poi può prestarsi a molti altri livelli di comprensione delle dinamiche biologiche cellulari e se parliamo di cellule staminali ovviamente può avere ripercussioni non piccole a livello terapeutico. Andiamo oltre ancora. Queste molecole di tubulina formano dei dimeri, tubulina alfa e beta, e si avvolgono su se stessi in modo spirale formando un microtubulo, micro perché la lunghezza è micrometrica, il diametro è nanometrico, circa 25 nanometri. Bene, abbiamo sentito l'importanza dell'acqua strutturata, ma quanto più una colonna d'acqua viene accelerata, tanto più cambiano le sue caratteristiche fisiche e tanto più ci avviciniamo a qualcosa che ancora non conosciamo affatto. Però sta di fatto che le nostre cellule hanno canali dell'acqua, le cosiddette acquaporine. Sono state almeno 13 isoforme codificate da geni diversi. Le troviamo nella membrana plasmatica, nel reticolo, nel mitocondrio, nel nucleo, un po' dappertutto. E sono essenziali per la vita delle cellule perché il loro knockout, la loro distruzione, partendo dalla inibizione del gene che le codifica, non è più compatibile con la vita cellulare. Bene, queste acquaporine sono diversamente distribuite a livello cellulare. Quello che salta fuori è che lo stesso microtubulo è un canale atomico dell'acqua. Quindi è un'acquaporina dove sicuramente entra in gioco alcuni aspetti importanti della cosiddetta fisica quantistica. Cioè, questi autori, sempre il gruppo di Bando e Paidai, dimostra in maniera inequivocabile, attraverso una tecnica di combined excitation emission spectroscopy, cioè in pratica andare a vedere in maniera concomitante l'eccitazione e l'emissione fluorescente di molecole, ci consente di calcolare indirettamente, ma questa è l'approssimazione che possiamo avere oggi, il loro stato energetico. È lo stesso, mentre la conduttività è diversa tra il dimero, la perlina che costituisce il microtubulo e il microtubulo, possiamo approssimare, il contenuto energetico è lo stesso tra il mattone costitutivo e il microtubulo, qualunque ne sia la lunghezza. La velocità di conduttività elettrica non cambia nel microtubulo in base alla lunghezza del microtubulo stesso. Se con la punta di un microscopio a forza atomica, una struttura che ha un nanotubo di carbonio che termina con un singolo atomo in vitro,
Spezziamo l'estremità di questo microtubolo e fuoriesce l'acqua che abbiamo all'interno. Tutto questo che vi ho raccontato non c'è più. Non vedreste più quei cambiamenti di conduttività elettrica. Il microtubolo si comporterebbe come un oggetto assolutamente pertinente rispetto alla fisica newtoniana classica, cioè contenuto energetico delle sue unità costitutive è completamente diverso dall'intero microtubolo e così anche la velocità di propagazione del campo elettrico lungo il microtubolo stesso. A che velocità viaggia l'acqua qua dentro, come anche nelle acque acquoline? 3 miliardi e mezzo di molecole d'acqua al secondo. Non abbiamo attualmente metodiche sperimentali per caratterizzare lo stato di struttura di quest'acqua, il contenuto di calore, l'entropia, nulla. Ma sappiamo da quel po' che conosciamo, dalla calorimetria dell'acqua che bagna la superficie di un bicchiere, quella che sta al centro del bicchiere, sono molto diverse, che la struttura deve essere completamente diversa. Si parla di canale atomico dell'acqua perché abbiamo all'interno di questi canali e all'interno del microtubulo dei centri idrofobici dove l'acqua viene repulsa e salta come da un sasso all'altro di un fiume con una velocità incredibile. Sappiamo solo questo. E sappiamo che tutti i flussi intracellulari di acqua rappresentano più del 47% di come l'acqua si muove nelle cellule, ma questo accade attraverso i microtubuli. E più abbiamo tutte le altre acque acquoline. Questo è un bel video apparso su Biophysical Journal 3 anni fa. Biophysical Journal è una rivista del gruppo Science, dove si vede benissimo che le acque acquoline, opportunamente marcate in fluorescenza, si spostano nella cellula lungo i microtubuli. Quindi servono a stabilizzare la struttura dei microtubuli e viceversa i microtubuli servono a dare un contributo incredibile a quest'acqua che non è solo strutturata ma che crea struttura, cioè crea campi morfogenetici. Sono tutte riviste di altissimo impact factor su questo. Però una cosa andrebbe ricordata, la cosa più importante ce ne siamo dimenticati: dietro tutto questo c'è un premio Nobel, Peter Agre. Parte di quello che vi ho detto nel 2003 non si sapeva, ma lui lo anticipa nella lettura che fa per ringraziare di aver ricevuto il premio Nobel in chimica. Quindi questa persona ancora viva, umilissima, un grandissimo scienziato, aveva assolutamente predetto che la velocità con cui l'acqua si muoveva in queste strutture era assolutamente tale da dover sconvolgere ogni nostra conoscenza sulla biologia cellulare. L'aveva detto anche prima di questa data, perché è da fine anni 90 che insieme a un altro ricercatore italiano, Giuseppe Calamita, che è un fisiologo dell'Università di Bari, stava studiando queste cose. Vedere la biologia cellulare con gli occhi della fisica a questo punto. Già nel 2004 fu uno tra i primi a dimostrare che un campo elettromagnetico pulsato a frequenza estremamente bassa, 50 Hz, 0,8 mTesla, era in grado di indurre cardiogenesi in staminali embrionali murine. Il lavoro uscì su Fase Giorno, una rivista molto importante per biologi cellulari. Nel 2000, 4 anni prima, noi avevamo trovato il gene regista della cardiogenesi, la prodinosfina, il gene della prodinosfina, e il prodotto biologicamente attivo, uno dei prodotti biologicamente attivi di questo gene, la dinosfina B, era in grado di trasformare la cardiogenesi da una resa del solo 0,02% di tutti i processi differenziativi della massa cellulare interna dell'embrione in qualcosa che, vedete, diventa un microcuore in vitro. Qui ogni puntino è una cellula, tutta questa struttura pulsa. Ma potevamo fare la stessa cosa, spero che si veda anche in fondo, con un campo elettromagnetico pulsato, un microcuore in vitro. Poi siamo passati a un'altra possibilità, quella di usare campi elettromagnetici in un modo un po' diverso dal solito, non più la magica frequenza che fa qualcosa, ma qualcosa che induce nelle cellule un evento importante che è alla base della salute di qualunque tipo di cellula. E se parliamo di cellula staminale, del fatto che la sua
salute ottimale coincide con la massima plasticità, cioè con la pluripotenza. Le nostre cellule nell'adulto sono per lo più multipotenti o unipotenti. Questo meccanismo in fondo si chiama cell polarity, polarità cellulare. Una cellula ha l'apice diverso dalla base. Se una cellula sana, i contorni variano a seconda dei rapporti che prende con le cellule vicine. È polarizzata a livello elettrico classico, i flussi transmembrani non arrivano nella vecchia teoria, solo fino a 10 anni fa si diceva erano oltre 0,5 nanometri dall'esterno all'interno del citosol passando attraverso la membrana. Oggi vedete tutta la cellula è pervasa da campi elettrici, la cui morfologia, la cui distribuzione è sicuramente importante. Quindi è polarizzata anche a livello di vibrazione meccanica, di campo elettromagnetico. Una cellula altamente polarizzata è una cellula sana, una cellula staminale altamente polarizzata è una cellula pluripotente. Una cellula perfettamente simmetrica, non polarizzata, è una staminale tumorale. Questo è quello che emerge dalle ricerche più recenti, che tumorale. Quindi questo è quello che emerge dalle ricerche più recenti, potete vedere Nature, Science, Cell, tutte le riviste più importanti stanno andando sul fatto che la cattiva gestione della polarità cellulare implica la mancanza di capacità della cellula di operare decisioni. Questo sistema convoglia campi elettromagnetici a una frequenza di 2,4 GHz, che è quella di Internet, Wi-Fi Energy. Schede wireless di un computer emettono 12 milliwatt, questa macchina emette a 2 milliwatt, noi come corpi caldi mettiamo circa 58-60 milliwatt, quindi una sorgente molto debole, che però come ogni campo elettromagnetico induce delle microcorrenti elettriche nel target. Il target può essere il bersaglio, può essere l'intera persona, può essere il tessuto, può essere le cellule. Normalmente queste microcorrenti verrebbero disperse all'interno del tessuto o all'esterno anche. Queste vengono campionate da una sonda e rimandate nel tessuto che si vuole trattare. Questi pulse di campionamento e rilascio durano 250 millisecondi con un intervallo variabile da 2 secondi e mezzo a 5. In questo modo si ottiene una microcorrente risultante che viene anch'essa convogliata da questa sonda. Quindi il tessuto non risponde tanto al campo magnetico incidente, ma a un segnale endogeno autogenerato, cioè che il tessuto stesso genera in risposta al campo magnetico. Segnale che viene elaborato dal tessuto fino a creare una corrente risultante uguale a ottimizzazione della polarità cellulare, anch'essa convogliata dalla sonda. Siamo partiti anche qui con cellule staminali embrionali murine per poi arrivare a quelle umane adulte e vedete come il trattamento con questo apparato generi neuroni, muscolo scheletrico, cardiomiociti e come se andiamo a guardare la contrattilità di questo microcuore in vitro sia diversa da quella che avete visto prima, cioè da quella generata da un campo magnetico a 50 Hz che rispondeva un po' alla filosofia do una certa frequenza alle cellule. Quella frequenza era stata scelta perché era quella da anni usata nella riparazione dell'osso in ambito veterinario, c'era solo questo motivo. Qui vedete, avete un pacemaker, qui, vedete pacemaker, onda contrattile, pacemaker, onda. Si crea anche una sorta di sistema di conduzione in vitro. Siamo poi passati all'uso di questi campi elettromagnetici opportunamente convolti.